Allora, siamo in diretta, sembra di sì, ok. Allora, aspettiamo che il software si connetta con YouTube, con Facebook, gli diamo il tempo, arrivano anche gli inviti del programma, di Facebook e sia anche di YouTube. Vi do il tempo anche di collegarvi, vediamo un po' tutto a posto. Ah, anche YouTube mi ricorda che abbiamo la diretta. Ok, perfetto. Qui è tutto ok. Io faccio entrare subito l'ospite. Eccoci qua. Allora, Ciao abbiamo il geologo Giovanni. Luigi Sanciu. Benvenuto in questa serata molto interessante perché, allora, non sarà la solita geologia, i soliti argomenti, ma questa volta abbiamo messo delle chicche in più, quindi delle cose nuove, molto interessanti, a chi si interessa di geologia, anche magari a chi è appassionato e ha delle curiosità, anche perché nel titolo, come avete visto, c'è anche la parola dai tempi antichi, ma fino all'elettronica, quindi oggi, e poi tu ci spiegherai che significa, molti l'avranno capito, si tratta, poi i riferimenti sono al... Aspetta che qua metto i messaggi, se no non leggiamo chi si collega. Ok, ciao Fabio, benvenuto. Quella parola elettronica sta a significare che voi spesso sentite nei telegiornali problemi con le batterie, problemi dei microprocessori, non si trovano i minerali. Ecco qua, stasera Luigi ti dice un po'. Ora li cerchiamo. Eh sì. Allora. Ok, adesso mi metto già la schermata che vi faccio vedere la sigla nuova, l'altra volta l'ho fatta vedere, però adesso, siccome è costato un po' di tempo realizzarla, ogni volta che faccio la diretta ve la faccio vedere, altrimenti, Sembra insomma, giusto. e poi ci siete un po' tutti voi, ci sei anche tu naturalmente nella diretta, perché ho preso le immagini della visita al museo e Ah, anche che forse un bello. altro pezzo di quando forse eri in diretta, quindi... Ci siete un po' tutti quanti. Nel frattempo stanno arrivando gli avvisi per i collegamenti sulle pagine di Facebook e di YouTube, quindi la gente si sta collegando. E io prendo tempo, mando la sigla, tanto sono 1,06 secondi, così vi do il tempo di collegarvi. Eccoci qua, siamo qui con Luigi Sanciu, il geologo, che stasera ci parlerà di qualche segreto sui minerali. Allora, c'è stasera, mentre parlerà Luigi, se volete potete fargli anche delle domande, noi lo interrompiamo e lui vi risponderà subito all'istante, senza aspettare la fine, come generalmente facciamo. Quindi, se avete Sì, delle curiosità... diciamo delle curiosità magari inerenti appunto a quello che vediamo, Sì. poi sicuramente anche alla fine ci saranno Sì, lo spazio per altre ok. curiosità di natura geologica, diciamo così. Sì, perfetto. Allora, lasciami aggiungere una cosa. Scusate. Allora, condividete la diretta nei vostri profili. Quindi, prima cosa, questa è proprio la prima cosa che dovete fare prima che iniziamo. Condividete questa diretta nel vostro profilo. Aiutateci così ci sarà più gente che ci guarda, imparerà qualcosa di nuovo sulla
Magnifica Sardegna. Ok, quindi condividete nei vostri profili Facebook, Instagram. Tanto siamo in diretta sia qua nella pagina sia su YouTube, quindi su due piattaforme. Lo so che YouTube lo usiamo perché so che c'è tantissima gente che, per esempio, su Instagram non usa più Facebook, quindi ormai lo sappiamo. E quindi non volete usare Facebook, non ce l'avete più, benissimo, andate su YouTube e vi guardate la diretta. Allora, Luigi, se vuoi puoi caricare il PowerPoint. Sì. Allora, qui. Ok. Adesso. Eccoci qua, perfetto. Eccoci qui. Eccoci qua. Presentazione. Sì. Ok, ecco qua, questo è un bel posto, bellissimo. Ecco sì, qua no. Il titolo. Sì, un titolo un po' particolare, nel senso che appunto oggi faremo questo un piccolo viaggio parlando di minerali che hanno, diciamo, in qualche modo sono stati importantissimi per l'uomo già dall'età nuragica fino ad arrivare oggi all'elettronica, perché un po' come hai anticipato tu, abbiamo visto che ormai siamo dipendenti, volenti o nolenti, dall'elettronica, e purtroppo, insomma, l'elettronica funziona anche con dei materiali molto rari, molto delicati, che si trovano in minerali particolari, minerali dei quali, insomma, la Cina sappiamo che ha un monopolio praticamente, però, diciamo, le ultime scoperte hanno visto che qualcosa la si può trovare anche in Sardegna. Quindi, insomma, vediamo, cerchiamo appunto di fare una piccola introduzione appunto su queste nuove scoperte che sono state fatte in Sardegna. In realtà poi magari sono anche dei minerali che già si conoscevano, però solo negli ultimi anni sono viste un po', diciamo, queste qualità particolari, quindi come si possono riutilizzare. Io sì. Poi ho voluto, diciamo, hai messo questa immagine, è bellissima anche quella di Porto Flavia. Sì, esatto, questa è bellissima. Sì. Porto Flavia è sì, uno dei posti, insomma, più particolari quando si parla di miniere, anche se Porto Flavia non era una vera e propria miniera, era, diciamo, un punto di stoccaggio del minerale che arrivava un po' da tutto il bacino dell'Iglesiente, poi veniva caricato sulle navi, però, diciamo, ha rappresentato davvero un fiore all'occhiello dell'ingegneria mineraria sarda, quindi, insomma, mi sembrava giusto e doveroso dargli un omaggio. Però appunto, parlando di minerali, Luigi, Mario, dimmi se stanno scorrendo le slide, perché ho visto che ogni tanto a volte si blocca. Sta andando. Ok. Parlando di minerali, adesso giusto per non fare una lezione accademica su cosa sono, però ho voluto inserire questa immagine perché noi quando vediamo, ne vedremo molti oggi, di minerali, quindi di cristalli, dobbiamo fare uno sforzo di immaginazione e pensare al loro interno gli atomi, cioè queste piccole sfere, tra le parti più piccole della materia, che si mettono all'interno di questi cristalli in forme geometriche, perfette, ben ordinate. Infatti la cosa particolare è che molto spesso si sente dire che certe forme, no guarda, sono troppo perfette per essere naturali. Quante volte abbiamo sentito questa affermazione? Però, pensando per esempio a dei cristalli di minerali, come questo esempio, un minerale che si chiama barite, che arriva dalla zona di Villa Massargia, vedete come appunto gli atomi nel macroscopico ci fanno vedere la perfezione, la regolarità geometrica di come si dispongono appunto all'interno di questi cristalli. Banalmente anche, insomma, il sale da cucina, se io immaginassi di guardarlo con un potentissimo microscopio, vedrei degli atomi, in quel caso il sodio e il cloro, messi a disporre un cubo più o meno perfetto. Infatti, se guardiamo il sale grosso, altro non sono che dei piccoli cubetti. Tra l'altro qui, non so se si nota, come questa specie di lance fanno vedere proprio come il minerale cresce, un po' quasi come se fosse un animale, un organismo, pian piano anche il minerale cresce, e quindi dà poi queste forme bellissime. Poi
Altra cosa poi ancora particolare, che lavori in minerali ci sorprendono per quanto concerne l'estetica, molto spesso capita di incontrare, di vedere sulle rocce anche queste forme strane. Io lo metto sempre come curiosità, perché paradossalmente questi potrebbero sembrare delle piantine fossilizzate, delle felci, del muschio. In realtà anche in questo caso parliamo di un minerale, parliamo a volte miscele di più minerali, che è in questo caso di manganese. Vedremo anche questo, un metallo utilizzato anche e sfruttato in Sardegna, però in questa, diciamo, formazione particolare ha assunto queste ramificazioni che infatti molto spesso inducono le persone in errore a considerarlo un fossile. In realtà anche in questo caso parliamo di minerali. Non so se Gian Mario si era mai capitato di vedere qualcosa del genere. Allora, fammi abbassare la finestra. No, io guarda, ti avrei detto, anzi avrei detto, scommetto 50 euro che quello è un fossile di, non so, di un rametto di foglie. Sì. Invece questa è davvero una cosa molto particolare. Questi minerali si formano quando, diciamo, dei liquidi ricchi, in questo caso di manganese, si infilano nelle fratture della roccia e cristallizzano, anche perché proprio tu immagini dentro una frattura non c'è neanche proprio lo spazio per far crescere dei cristalli, e quindi forma queste ramificazioni. Li chiamano anche dendriti, cioè delle forme simili appunto a delle piante, proprio per ricordare, insomma, questo aspetto molto particolare. Però già i minerali, diciamo, in quanto tali, sono stati studiati dall'uomo in tempi non sospetti. Addirittura avete fra i primi a parlarne, a studiarne e poi anche a capirne l'importanza, perché appunto non dimentichiamoci che i minerali oggi sono praticamente non solo alla base dell'elettronica, ma alla base di tutto. Cioè, banalmente, se io voglio, mi serve dell'acciaio, devo prendere un minerale che contiene ferro, estrarre il ferro e poi ottenere attraverso altri processi l'acciaio. Quindi praticamente quasi tutto quello che ci circonda a livello tecnologico è fondato appunto sui minerali. Ce ne ha parlato anche Plinio il Vecchio, vedete, già nel 77 d.C. siamo stati fortunati, perché 2 anni dopo sarebbe morto sotto l'eruzione del Vesuvio nel 79 d.C. Quindi, insomma, ha fatto in tempo a lasciarci questi scritti, dove anche lui appunto si metteva il problema di cosa potessero essere questi minerali. Poi arriviamo intorno al 1270, dove appunto all'interno dei conventi, dove c'era la scienza che iniziava a muovere sui primi passi, si scrivono i primi trattati di mineralogia e così via. Poi una piccola curiosità: tanti personaggi che mai riconosciamo sotto altre vesti, per esempio c'è il famoso Goethe, scrittore che tutti conoscono, anche lui era un appassionato di minerali, ha scritto anche delle opere, pensate, sui graniti, sulle rocce della Germania, e infatti per questo gli è stato anche intitolato un minerale che si chiama goethite, un minerale tra l'altro molto comune che si trova in Sardegna, un minerale di ferro che fa delle croste nere, a volte anche lucide, quindi insomma, anche insomma, esteticamente caratteristico. Qui invece vediamo una colonnina stratigrafica che parte dal Cambrico, che vuol dire praticamente il primo periodo dell'era paleozoica, e riguarda praticamente la formazione e lo sviluppo dei giacimenti minerari in Sardegna. I più antichi in assoluto sono quelli del Sulcis Iglesiente, che si trovano appunto in rocce che hanno intorno ai 520 milioni di anni, all'interno dei calcari, quindi le grandi colline, le grandi montagne dell'Iglesiente, bianche, quelle appunto calcaree, sono quelle che al loro interno conservano queste mineralizzazioni, queste grandi masse di minerali di piombo e minerali di zinco, che appunto sono stati oggetto di sfruttamento già praticamente dall'età nuragica fino ai giorni nostri. Giacimenti relativamente più recenti si formano circa 300 milioni di anni fa. Questo è un periodo molto particolare per la Sardegna, ma anche per il mondo, perché appunto circa 300.000 anni fa, 300 milioni, e oggi ce l'ho con le migliaia di anni, 300 milioni di anni fa praticamente si forma il grande continente Pangea, e la Sardegna si troverà proprio nelle zone di,
di formazione di questo continente, e questi sconvolgimenti, scontro fra placche tettoniche, risalite dal basso di masse di magma, daranno origine alle mineralizzazioni più importanti, come quelle appunto di Fontana Raminosa, o quelle dell'Arburese, o poi vedremo anche la miniera di Silius, con appunto filoni a minerali di rame, ferro, piombo, in qualche modo stagno, anche se lo stagno è davvero molto raro in Sardegna, fino alla fluorite e addirittura all'uranio. Arriviamo agli ultimi giacimenti, quelli diciamo geologicamente un po' più recenti, parliamo di un intervallo di tempo che va fra i 23 e i 26 milioni di anni fa, con le mineralizzazioni di manganese, il famosissimo oro di Fortei e poi una piccola fluorite, scusate, un piccolo giacimento di fluorite di Masullas, quindi siamo alle piedi del Monte Arci, che è appunto adatto negli anni 60 delle piccole quantità di fluorite che insomma alla fine non hanno neanche consentito lo sviluppo di una vera e propria miniera, però diciamo, a livello scientifico sembrava giusto citarle. Andiamo avanti perché poi ci sono delle particolarità, delle rarità che la Sardegna ha regalato non solo all'isola ma a tutto il mondo. Qui ci troviamo nella miniera di Rosas, Narca, un villaggio minerario davvero incredibile, dove quello che vedete è quello che si è salvato ed è stato ristrutturato e sono appunto gli impianti della laveria dove veniva trattato il minerale. Questa era una miniera principalmente dove si estraeva rame, minerali poi anche di piombo e di zinco, ma la cosa molto particolare è che qui agli inizi del Novecento il nostro illustre geologo Domenico Lovisatto ha scoperto un minerale per la prima volta al mondo, molto particolare e anche molto bello, forma questi globuli turchesi, che si chiama appunto, l'ha chiamato Rosasite, proprio dal nome della località. E da quel momento in poi tutti i minerali che hanno quella precisa formula chimica si chiamano appunto rosasite. Quindi poi dopo che l'ha scoperta lui è stata scoperta anche in tanti altri giacimenti nel resto del mondo, però il nome rosasite è rimasto e diciamo ha portato il nome di Rosas, appunto questa piccola località del Sulcis, proprio alla ribalta della scienza, della metallurgia degli studi minerari, diciamo così, un po' in tutto il mondo. C'è da chiedersi, parlando appunto dell'età preistorica, come facessero a individuare giacimenti metalliferi, cioè dei giacimenti, cioè delle punti, tra rocce, della crosta terrestre, insomma, dove in qualche modo ci fossero dei minerali interessanti. E sicuramente quello che aiutava queste popolazioni a individuare minerali interessanti, minerali che poi avrebbero portato all'estrazione del metallo, quella che viene chiamata una ricerca visiva, cioè proprio guardare, come si dice un po' anche a occhiometro, delle variazioni di colore nelle rocce. In questo caso vediamo un esempio di una mineralizzazione a rame che dà quel colore caratteristico sull'azzurro o anche sul verde. Quindi io mi immagino questi signori già in età nuragica che andando, girovagando nel territorio, guardando le rocce, a un certo punto vedendo queste masse con colori diversi, avessero già intuito che in quel caso ci potevano essere quei minerali che poi avrebbero utilizzato. Poi io non voglio entrare troppo, insomma, questo, campo archeologico. Questo è interessantissimo, guarda, hai toccato un tasto dove anch'io... Tante volte mi chiedevo, ma forse avranno qualche tecnica particolare o semplicemente magari vanno alla ricerca di trovare un colore, qualche indizio? Allora, perché... Sì, molti minerali, quelli un po' più comuni, diciamo così, hanno la caratteristica proprio di colorare la roccia. In questo caso, appunto, vedete una delle rocce con queste screziature di verde-azzurro che indicano proprio la presenza di minerali di rame. Stesso caso a volte si può fare per il ferro, quando si vedono delle incrostazioni che danno sul rosso o sul giallino o sul giallo arancione, che appunto sono la spia di minerali di ferro. Pensate per esempio all'ocra che si utilizzava nel Neolitico, dove appunto era questo materiale terroso rosso che comunemente si può trovare come delle incrostazioni in determinati tipi di rocce. Quindi diciamo proprio
come si fa anche con la geologia moderna, nel senso che le prime ricerche si fanno anche in maniera un po' visiva, quindi si va in giro, si guardano campioni di rocce, si vedono dei colori che appunto possono essere la spia o l'indizio di una mineralizzazione. Poi, certo, c'è forse ancora da capire esattamente come abbiano fatto a scoprire la metallurgia, nel senso che probabilmente anche lì in maniera casuale, mettendo delle rocce, delle pietre intorno al fuoco per magari molto tempo, hanno visto che certe rocce rilasciavano qualche, diciamo, una sostanza, qualcosa che poi ridiventava solida, e quindi magari hanno capito che da lì a poco, insomma, facendo delle prove, quel materiale lo si poteva, diciamo, plasmare. Io penso, allora, tante volte, sia nei libri, ma anche in un articoletto che ho scritto da poco, durante il Neolitico si parla sempre che a un certo punto si sviluppano i mestieri, come diventano stanziali, però molte volte ci si dimentica di scrivere del mestiere, magari della persona che proprio era adibita a cercare questo tipo di materiali e di miniere. Probabilmente c'era qualcuno che era specializzato in questo, perché non è semplice andare lì a cercare da dov'era il minerale. Guarda, io sono del parere adesso, non perché mai sono di parte essendo geologo, però secondo me davvero geologo potrebbe essere forse tra le professioni più antiche del mondo, nel senso che appunto, come dicevi tu, c'era magari appunto gente un po' più specializzata che aveva un po' l'occhio che diciamo riusciva a cogliere appunto queste particolarità, e quindi sapeva che magari da quella parte, perché aveva fatto esperienza diretta in quella zona particolare, poteva trovare dei noduli di selce oppure dei filoni di ossidiana. E quindi, diciamo, pian piano, diciamo, quelli possiamo forse considerare dei geologi ante litteram. Sì. Quindi mi piace immaginare questi miei colleghi che, ma insomma, i tuoi antichi colleghi, secondo me, hanno iniziato a scovare dove erano i punti dei filoni, da dove provenivano vari minerali, ma poi quando avranno iniziato a sperimentare, avranno tirato fuori le prime leghe, i primi materiali, secondo me venivano considerati come dei maghi. Può essere, sì, perché comunque, diciamo, plasmare la roccia, plasmare un minerale, fonderlo e ottenere un'altra cosa che esteticamente magari sarebbe proprio tutta una cosa diversa, proprio davvero una trasformazione, un'alchimia, qualcosa che davvero poteva far pensare a delle divinità in grado di trasformare il metallo, insomma, personaggi di tutto rispetto, però insomma. Quindi sì, poi un po' adesso come geologi abbiamo un po' perso questa civilizzazione. Siamo più scientifici, quindi sappiamo perché avvengono certe cose. Però secondo me non è un'idea sbagliata. Secondo me lì, in quel periodo lì del Neolitico, quando iniziano, per esempio, nell'età del rame, a trasformare, a creare degli oggetti, secondo me questi artigiani venivano un po' visti come dei grandi personaggi, magari un po' magici, non lo so. Ah, magari, guarda, forse addirittura già nel Paleolitico, quando andavano a cercare la selce, già l'occhio un po' più un po' più abituato a vedere queste particolarità nelle rocce, quindi sapeva dove andare a prendere il materiale. Sì, poi arriviamo un po', diciamo, l'età romana, che rende la Sardegna addirittura, insomma, famosa in tutto il mondo all'epoca conosciuto, dove questo signore, Archita di Taranto, ci dice che appunto nei suoi scritti l'India era famosa per l'avorio, la Sardegna per l'argento e invece Attica, quindi la Grecia, era famosa per il miele. Quindi eravamo proprio già dall'epoca, ma anche, come vedremo adesso, anche dal Tannuragica, un punto di snodo cruciale, essendo anche al centro del Mediterraneo, quindi al centro dei traffici, eravamo sicuramente una terra che veniva tenuta d'occhio per appunto, insomma, la ricchezza di materie prime. Poi la famosa, insomma, damnatio ad metalla, quindi insomma il fatto che la Sardegna a volte veniva vista anche un po' come un punto dove confinare prigionieri e impiegarli nelle miniere,
fino ad arrivare appunto a uno sfruttamento un po' più particolare, insomma un po' più mirato. Quindi qui, questo è un esempio di una fossa pisana, cioè quelle antiche coltivazioni minerarie che vediamo un po' in tutto il Sulcis Iglesiente. Insomma, davvero ci sono centinaia di queste fosse che addirittura scendevano quasi a, insomma, intorno ai 90 metri. Qui siamo appunto, fosse pisane, parliamo delle, come vedete, insomma, del XIII secolo, quindi siamo intorno al 1200, giusto per dare un'idea, quando c'era il castello del Conte Ugolino lì a Siliqua, che insomma, governava tutta la valle del Cigerri e aveva in pugno il commercio dell'argento e del piombo, quindi davvero era una zona strategica. Arriviamo poi insomma all'età moderna, qui al PowerPoint mi ha fatto uno scherzo di sovrapposizione, con la chiusura delle miniere e oggi questa istituzione che appunto è il Parco Geominerario, che diciamo ha fra le sue mission, come si dice, quelle di portare avanti in questo caso uno sviluppo turistico delle aree minerarie, cioè quelle miniere una volta chiuse in molti casi sono diventate degli attrattori turistici molto importanti, perché davvero insomma la geologia sarda è molto varia. Al suo interno una storia che parte da 500 milioni di anni e arriva fino ad oggi, e quindi tutte queste vicissitudini geologiche hanno plasmato un territorio, in questo caso rocce di varie tipologie che ospitano davvero mineralizzazioni e minerali di tante specie. Pensate che fino ad oggi hanno censito più di 5.000 minerali in tutto il mondo e 653, ma questi sono numeri che variano e aumentano di giorno in giorno, sono stati scoperti in Sardegna. Quindi davvero abbiamo un patrimonio mineralogico importantissimo da salvaguardare, che comunque può essere anche un vettore per lo sviluppo turistico. Tra i minerali industriali, quelli che appunto venivano ricercati, il piombo e l'argento abbiamo visto già con l'età nuragica, poi subito, insomma, in età un po' più moderna, lo zinco, da questi minerali che vedete qui, adesso poi ve li farò vedere, ma non entriamo troppo anche nello specifico con i nomi, davvero, altrimenti ci si perde. Però per esempio la pirite e la magnetite ricercata per il ferro, la stibnite o antimonite per l'antimonio, poi vedete via via la fluorite, dal quale appunto si ricava l'acido fluoridrico e altri composti per materie plastiche, poi vedete argento, rame, oro, fino all'uranio. Parlando appunto di epoca nuragica e quindi di uno sfruttamento, diciamo, proprio primordiale di queste antiche mineralizzazioni, vediamo, e sì, qui ho messo un esempio di un ritrovamento a Villa Verde, nel bellissimo villaggio di Brunchesomu, dove ci sono delle grappe in piombo, quindi dei pezzi di piombo utilizzati per, diciamo, restaurare la ceramica. E dalle analisi isotopiche, cioè queste analisi chimiche molto particolari, si è visto che questo era un piombo proprio che arrivava dalla zona dell'Iglesiente. Poi magari possiamo dire anche due cose dopo su queste tecnologie, sì, che ci hanno permesso di ricostruire traffici, provenienze di materie prime, quindi cioè costruire davvero un... Questo è interessante, sì. Patrimonio di notizie, e che ci hanno fatto capire appunto davvero tanto sul fatto di come queste persone, qui parliamo di quasi 2000 anni fa, insomma, andavano in giro per il Mediterraneo a commercializzare queste materie prime. E quando all'epoca ancora non c'era la continuità territoriale, e quindi davvero forse le cose funzionavano meglio già all'epoca. No, io ho subito una curiosità, scusa se ti... Sì. Tu prima hai parlato di uranio, cioè significa che qua ci sono tracce di uranio in Sardegna? Sì, dopo faccio vedere proprio dei minerali di uranio, okay. Però ci arriviamo, perfetto. Però davvero una cosa molto particolare. Appunto parlando delle prime estrazioni in Sardegna, dobbiamo parlare appunto delle miniere dell'Iglesiente. Quando parliamo però di coltivazioni, quindi ricerca di minerali in età nuragica, non dobbiamo pensare alle gallerie che vediamo oggi quando... pensiamo appunto a una miniera, ma sì, dobbiamo pensare soprattutto a degli scavi superficiali, perché molto spesso questi filoni con i minerali che interessavano a loro affioravano in superficie, quindi come dicevamo prima, in mezzo alla massa di roccia c'era questa vena con questi minerali, e quindi loro in superficie scavavano, magari arrivavano a qualche decina di metri di profondità. Poi cosa è successo?
con, per esempio, l'età romana, anche in età romana si continuava a scavare in quei punti, magari si scendeva un po' più in profondità. Durante l'età pisana, le fosse che vi ho fatto vedere prima, si andava ancora più in profondità, e poi con l'età moderna davvero si è scesi a livelli di meno 100, meno 200 metri rispetto alla superficie. Quindi davvero lavori incredibili in sotterraneo. Potete immaginare anche, insomma, all'epoca, insomma, le condizioni di lavoro di questi dei nostri, insomma, minatori, che non erano proprio quelli di lì, anche, però davvero, insomma, la tecnologia si sviluppava di pari passo con la necessità. Questa è una foto particolare perché ci fa vedere appunto quello che rimane della miniera di Monteponi e poi i famosi fanghi rossi di Monteponi, che non sono altro che appunto i fanghi che risultano dall'ultimo stadio della lavorazione del minerale, in questo caso dalle rocce che ospitavano i minerali dal quale si estraeva lo zinco. Quindi questi minerali si trovano all'interno delle rocce attraverso vari processi di lavorazione. Alla fine si arrivava a un fango sterile, in teoria, per l'epoca, e quindi tutta questa fanghiglia veniva accatastata lungo i fianchi della miniera. Dico sterile all'epoca perché oggi, con la tecnologia che abbiamo, questi fanghi sono una risorsa, sono un giacimento economicamente sfruttabile, quindi davvero ci sarebbe il tanto da prendere questo materiale, portarlo negli impianti di lavorazione ed estrarre lo zinco, perché davvero ha un tasso, un contenuto di metallo attualmente che fa gola all'industria mineraria. Però qui tocchiamo anche altri argomenti, soprattutto il fatto che ormai sia un bene identitario del paesaggio, un bene di archeologia mineraria, quindi non credo che questi fanghi, insomma, vengano toccati, perché appunto ormai sono una testimonianza dell'archeologia mineraria sarda. Questa era invece una vecchia stampa dell'epoca, dove ci fa vedere, insomma, alla fine dell'Ottocento, come la montagna si presentava con i vari impianti di lavorazione. Ci spostiamo di qualche chilometro, altra grande miniera dell'Iglesiente che ha dato davvero milioni di tonnellate di materia prima per l'estrazione del piombo e dello zinco, e parliamo del Monte San Giovanni, che è, insomma, diviso fra i territori di Iglesia Segonnesa. Cosa cercavano in definitiva per estrarre il piombo? Cercavano questo minerale che si chiama galena, che però in Sardegna aveva una particolarità, perché oltre a offrire il piombo, al suo interno aveva anche l'argento, quindi da un unico minerale si riusciva a estrarre sia piombo che argento. E guardate bene, l'argento nelle galene sarde aveva un tenore che variava fra i 2 e i 6 kg a tonnellata, che era un valore altissimo. Qua non dico fra i più alti al mondo, ma poco ci manca. Sicuramente a livello europeo era fra i più alti. Quindi immaginate, insomma, all'epoca, quando parliamo di uno sfruttamento moderno, quindi insomma dalla fine del 1800 fino ai primi del Novecento, dove davvero c'era richiesta di questi metalli, e la Sardegna era davvero un polo minerario di un'importanza strategica quasi mondiale. Mi viene una battuta, sicuramente ci sarà gente che si sarà arricchita molto in quel periodo. Sicuramente sì, diciamo che chi troppo e chi troppo poco, forse. Però sì, teniamo conto che all'epoca queste miniere erano in mano a società estere, a società comunque del nord Italia, quindi in Sardegna rimaneva ben poco, se non, diciamo, almeno agli inizi, la manovalanza che era data dai sardi che andavano in miniera, e basta, pagati, potete immaginare quanto. Sì. Qua c'è qualcosa di familiare. Ha qualcosa di familiare, come dicevo, questo non entrerò poi nel campo archeologico, sì, però dal punto di vista geologico questi bronzetti ci interessano, perché sono fatti essenzialmente di bronzo, quindi una lega di rame e con piccole percentuali di stagno o arsenico, un po' tutti e due. Quindi davvero parliamo di un materiale molto particolare, molto ricercato, perché noi oggi vediamo verde dall'ossidazione superficiale del rame, ma che subito dopo la fusione doveva presentarsi come, insomma, il bronzo attuale, quindi praticamente quasi color oro. E in Sardegna questo metallo
veniva estratto soprattutto nella miniera di Funtana Raminosa. Qui siamo a Gadoni, dove lo stesso c'è una miniera bellissima che si può visitare sia negli impianti in superficie, come vedete qui, sia in quelli nel sottosuolo. Davvero ne vale la pena, no, vi consiglio appunto di farvi una visita, dove però si estraeva un minerale che si chiamava calcopirite. Quindi parliamo di un minerale che conteneva al suo interno il rame e percentuali anche di ferro. Quindi in questo caso il minerale o comunque il metallo non era già pronto, quindi io non andavo in miniera e prendevo pezzi di rame, ma anche in questo caso, come nel caso della galena, devo prendere un minerale attraverso vari processi, estrarre appunto i metalli che mi interessavano. Altra miniera che lo stesso forniva delle interessantissime quantità di rame è la miniera di Calabona di Alghero, una piccola miniera del quale oggi rimane davvero molto poco, però anch'essa ha dato delle sorprese molto particolari, perché il minerale di rame, che qui vedete tra l'altro anche molto belli, qui vedete un campione di questi cristalli azzurri, appunto di azzurrite, assieme alla malachite e verde, sono due minerali dai quali appunto si estrae il rame, vedremo che negli ultimi anni ha sorpreso un po' tutti, perché il rame di Calabona è stato trovato all'interno di manufatti, ma adesso ne parleremo fra poco. Tra l'altro qui non so se si vede in questa fotografia, nell'etichetta in basso, il prezzo di questo minerale. Okay. Sì. Lo vedi, Giammari? Quanto costa? Sì. Ma c'è scritto 6.400 euro, è possibile? È possibilissimo. Parliamo di un campione di circa 10 centimetri di sì, questi minerali che attualmente sono praticamente introvabili, nel senso che una volta che è stata chiusa la miniera, questi minerali appunto hanno smesso di uscire. Quindi diciamo che, come un po' tutti i minerali delle miniere sarde, oggi hanno un valore incredibile, perché appunto chiuse le miniere è finito anche l'approvvigionamento di questi minerali. Quindi oggi questi minerali hanno un valore ancora maggiore, perché non tanto per il loro contenuto di metallo grezzo, quanto appunto anche per il valore storico che hanno. Quindi chi in casa ha un minerale, come in questo caso che arriva da una miniera di Calabona, questo è il caso dell'azzurrite, si trova davvero ad avere un piccolo tesoro, perché appunto qui parliamo di 6.400-6.500 euro per un singolo campione. È un pezzo da collezione, praticamente. Questo è un pezzo da collezione, anche da museo, sì, davvero importante. Adesso vi farò vedere anche qualche altro esempio. Questa invece è una piccola curiosità, è un pezzo di rame nativo, cioè rame già pronto per essere lavorato, che viene dalla miniera di Baculoci, siamo a Villa Puzzu. Però questo è un caso molto raro, perché quasi tutto il rame estratto arrivava dai minerali, come vi ho fatto vedere prima, come la calcopirite, quindi il rame nativo sì, era molto raro in Sardegna. E quindi, insomma, bisognava fare dei processi intermedi per poterlo estrarre. Come vi dicevo prima, appunto, il rame sardo, soprattutto quello proveniente dalle miniere algheresi di Calabona e San Londra, è stato trovato in manufatti scandinavi risalenti al 1500-1300 a.C. Quindi immaginate davvero, insomma, guardate qua di che periodo stiamo parlando, sì, i viaggi che facevano, insomma, i sardi, quindi si muovevano in tutta Europa alla ricerca di altre materie prime, perché per sì, esempio una materia prima come lo stagno, che era basilare per il bronzo, in Sardegna non si trovava, e quindi andava commercializzato e scambiato con le popolazioni che magari lo portavano dall'Inghilterra o che lo portavano dal vicino Oriente. Quindi sicuramente c'era questo via vai di merci. Altra materia, magari materia non prima perché non era una materia prima utilizzata, però l'ambra, che appunto è usata ancora oggi in gioielleria, è stata trovata in vari siti sardi, e parliamo di un'ambra, quindi questa resina fossile che risale a circa 50 milioni di anni fa, come diciamo periodo di formazione, si trovava nelle sponde del Mar Baltico, e quindi già dall'epoca, parliamo più o meno sempre dello stesso periodo, c'erano probabilmente questi scambi con chi aveva determinate materie prime, chi ne aveva altre, quindi insomma commerci che davvero
facevano viaggiare le persone e probabilmente facevano viaggiare anche le conoscenze tecniche e scambi di insomma buone pratiche. Luigi, mi dai un assist, perché qua stiamo parlando della circolazione dei metalli durante il Bronzo Medio. Ci sarà in futuro prossimo, avremo una diretta anche sulla circolazione dei metalli, quindi poi verrà approfondito questo argomento. Sì, sì, no, no, quindi io sicuramente adesso sto già dando giusto delle così dei piccoli spunti, perché appunto poi qui andiamo in territori sconosciuti. Siamo in, esatto. Sì, 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 sì. Poi c'è anche un'altra curiosità, è che a volte in qualche modo complica capire e risalire a questi traffici, perché io quando devo analizzare un manufatto con un metallo, oggi ho delle tecniche che mi permettono di stabilire da dove è arrivata quella materia prima. Questo perché ogni giacimento minerario ha come una sua impronta digitale particolare, e quindi io posso, questo è stato fatto anche per l'ossidiana, io posso capire da dove arriva quel metallo. Nel caso appunto dei metalli sardi c'è un piccolo problema, perché proprio per le medesime appunto condizioni geologiche di formazione, i giacimenti sardi sono molto simili a quelli che troviamo in Francia e Spagna, e quindi molto spesso queste, diciamo, firme o impronte digitali sono un po' sfumate, quindi possono trarre in inganno, e quindi insomma potrebbero falsare anche determinate ricostruzioni. Qui giusto adesso era per fare un esempio, qui parliamo di 520 milioni di anni fa, cioè quando si sono formati appunto i giacimenti di piombo e zinco dell'Iglesiente. Vedete, quel cerchietto ci fa vedere dove si trovava la Sardegna, ma non solo la Sardegna, si trovava anche quella che poi sarebbe diventata parte della Spagna e parte della Francia. Quindi noi eravamo tutti lì, tutto in quell'area, con questi giacimenti che si formavano, e poi diciamo la deriva, insomma il movimento dei continenti alla fine hanno plasmato il mondo, spaccando le zolle, dandogli la forma che vediamo oggi. Per quello che dicevo, in base a questa piccola cartina ci rendiamo conto di come all'epoca noi fossimo molto vicini tra di noi, e quindi questi giacimenti che poi si sono frammentati, però alla fine li possiamo ricondurre quasi a un unico grande bacino di formazione. Sì. Altra curiosità, perché prima abbiamo parlato dell'argento che si estrae dalla galena, quindi attraverso i vari processi metallurgici, qui parliamo invece di argento nativo, cioè argento già pronto, così con molto particolare, tra l'altro perché l'argento forma questi ciuffi, questi riccioli metallici molto belli, molto interessanti, e questo è argento già pronto, quindi appunto come si dice, un metallo nativo già pronto per essere trattato e lavorato, quindi non c'è bisogno di estrarlo da altri minerali. La cosa ancora più particolare è che però questo bellissimo ricciolo di argento, che è estratto dalle miniere del Sarrabus, quindi parliamo della zona di San Vito, Montenarba, che appunto erano quelle miniere dal quale si estraeva l'argento nativo, si trova nel Museo di Scienze Naturali di Torino. Questo perché all'epoca questo signore, l'ingegnere Giambattista Traverso, praticamente era, diciamo, il boss della zona, quindi lui insomma aveva sotto mano tutte quelle miniere ed era anche un collezionista, quindi i campioni più belli li requisiva, e poi alla fine, quando è andato via dalla Sardegna, lui era originario di Genova, ha distribuito questi campioni bellissimi fra i musei appunto di Genova e di Torino. Quindi se vogliamo vedere campioni di argento belli, anche se qualcosa è rimasto in Sardegna, però quelli davvero più caratteristici, si trovano appunto nel Museo di Torino e nel Museo di Genova. Tra l'altro poi la cosa ancora più particolare è che si possono trovare i cartellini, come vedete qui, scritti a mano dall'ingegner Traverso, quindi anche il cartellino in sé rappresenta davvero un reperto storico sulla appunto tracciabilità del campione, e quindi insomma sono pezzi che hanno davvero un valore inestimabile.
Altri minerali particolari, questi utilizzati un po' più in epoca moderna, quando appunto lo zinco ha iniziato a entrare comunemente insomma, nella metallurgia, parliamo di quelle che i minatori chiamavano calamine, cioè queste miscele di minerali anche molto belli, come vedete, di zinco, che attraverso dei processi particolari appunto permettevano di estrarre il metallo. Questo è un altro minerale sempre di zinco, con un colore giallo bellissimo, altro minerale che i minatori chiamavano blenda, che invece scientificamente diciamo, sarebbe più corretto chiamare sfalerite, però se siete andati e avete visitato qualche miniera oppure leggendo qualche pubblicazione sulla storia mineraria sarda, capita sovente di trovare mineralizzazioni di galena e blenda. Quindi la blenda era questo minerale che appunto si chiama sfalerite, dal quale si estraeva lo zinco. Oppure bastava spostarsi nella zona di Domus Novas, dove c'erano interessantissime mineralizzazioni, anche se abbastanza contenute, di pirite. La pirite è appunto un solfuro di ferro, quindi un minerale dal quale si estrae il ferro. Oppure giù nella zona di Assemini, la bellissima miniera di San Leone, che ospitava e ospita tuttora dei filoni di magnetite. La magnetite è appunto un minerale di ferro per eccellenza, che appunto già dalla fine 800 ha interessato la zona con scavi, appunto la formazione, l'apertura di questa grande miniera appunto per la coltivazione di questi filoni. Altre particolarità, qui vediamo un minerale che ha dei cristalli aghiformi, sembrano quasi dei chiodi piantati nella roccia. Parliamo dell'antimonite o della stibnite, dal quale si estraeva l'antimonio. E qui invece un caso un po' più particolare, perché qui ci troviamo a Furtei, e Furtei, parlando di minerali, ci fa subito, o meglio di metalli, pensare alla famosa miniera d'oro. E in effetti qui vedete una rarissima immagine di un campione di oro proveniente da Furtei. Questo perché l'oro che si trovava a Furtei era un oro disperso in particelle microscopiche all'interno della roccia, quindi non dobbiamo pensare al classico filone d'oro che si vede un po' anche nei film. E quindi, insomma, per estrarre quest'oro hanno dovuto prendere migliaia di tonnellate di roccia, frantumarla, trattarla con agenti chimici, e poi quello che rimaneva, insomma, alla fine erano delle piccole masse d'oro. Solo che, come saprete un po', insomma, dalle cronache, quello che hanno lasciato è un'eredità un po' pesante, perché ancora ci sono i bacini con questi liquidi ricchi di cianuro e tante altre schifezze che si trovano ancora lì. Altra cosa poi particolare è che un tratto della... Faccio una battuta. Sì. La corsa all'oro c'è stata anche qui in Sardegna, quindi sì. Non solo in Canada, in America. Era la società, appunto, una società australiana che aveva fiutato l'affare. Ecco. L'altra cosa particolare qual è stata? Il fatto di utilizzare parte di queste, chiamiamole, scorie di miniera, quindi questi sterili di miniera, per fare un tratto della 131. Qual è stato il problema però? Che questi sterili di miniera sterili non erano, perché avevano al loro interno dei minerali come la pirite, assieme a tante altre schifezze, che a contatto con l'acqua ha iniziato a produrre acido solforico. Quindi c'è un tratto della 131 dove c'è un tratto della banchina ai lati della strada dove non cresce più niente, e la cosa ancora più interessante è che proprio in corrispondenza di questo punto c'è un piccolo cavalcavia dove si vedono delle colature di ruggine. Quindi praticamente questo acido che si sta producendo piano piano sta risalendo all'interno del calcestruzzo di questo piccolo cavalcavia. Come vedete qui, infatti, hanno scritto con la bomboletta veleni, poi AS è il simbolo dell'arsenico, perché appunto l'arsenico è CN meno il cianuro, e l'argento erano HG, quegli elementi utilizzati appunto per estrarre l'oro da queste rocce. Quindi davvero c'è all'interno, io lo dico sempre, di questa brodaglia chimica quasi tutta la tavola periodica degli elementi. Scusami Luigi, in che periodo è stato costruito questo? Allora, qui parliamo degli anni 90, se non erro. Sì, fine primi anni 2000. Quindi adesso si può andare a vederlo anche, no? Si può passare lì. Adesso, sì, adesso mi ricordo che chilometro si è intorno, forse al chilometro 40-41.
della 131. Sì. Ok. Qui invece ci spostiamo a Capoterra, sui monti di Capoterra, dove qui ci apriamo una piccola parentesi, perché appunto intorno agli anni 60, anni 70, l'ENI ha fatto dei sondaggi perché ha visto che dentro queste rocce molto particolari del Paleozoico, quindi insomma rocce granitiche, rocce metamorfiche, c'erano delle masse di minerali radioattivi. E qui ci ricolleghiamo appunto all'uranio. Perché appunto questi minerali radioattivi, qui vedete una bellissima immagine di questi minerali che hanno, sono delle piccole sfere di pochi millimetri di diametro, però sembrano quasi dei fiori di mimosa. Questi fanno parte della collezione del Museo di Storia Naturale Aquileggio, dove insomma, appunto lavoro, si trova a Masullas, quindi insomma se siete curiosi di vedere questi minerali, ne approfitto per fare pubblicità, potete venire a trovarci. La cosa in particolare è che appunto hanno trovato delle masse di minerali radioattivi, però non in quantità tale da giustificarne una coltivazione. Quindi insomma, diciamo qui la corsa ai minerali radioattivi si è interrotta, però attualmente ci sono anche degli amici collezionisti, insomma, appassionati, che vanno insomma a cercare in mezzo a queste rocce questi piccoli cristallini. Hanno fatto anche delle scoperte interessanti di minerali radioattivi. Arriviamo poi appunto all'epoca sempre più moderna, che è l'epoca che, come dicevo prima, è dominata dall'elettronica, e andando a studiare un po' questi circuiti elettronici e poi tutti gli sviluppi che ha avuto e che sta avendo l'elettronica, vediamo che tutto si basa su un gruppo di minerali e di elementi molto rari, molto particolari, come lo accennavi anche tu, Gianmario, prima, cobalto e litio, che oggi sappiamo che sono componenti essenziali di batterie, insomma, batterie di cellulari, batterie di computer, e poi un altro gruppo di elementi che si chiamano terre rare, lo stesso utilizzati per motori di auto ibride, quindi motori delle auto che ormai insomma stanno prendendo il sopravvento, magneti, addirittura anche tutta quella parte di energia, di strumenti, come appunto paleoliche e pannelli fotovoltaici, che ormai insomma stanno andando per la maggiore e che appunto basano la loro tecnologia su questi minerali. E tra l'altro i paesi europei attualmente ne sono quasi del tutto privi, quindi come dicevamo prima la Cina e l'Africa, anche parte dell'America, sono fra i maggiori produttori al mondo di questi elementi rari, quindi dobbiamo stare attenti. E per quello negli ultimi anni la ricerca si sta concentrando in zone particolari. Qui ho giusto messo la tavola periodica degli elementi, dove sono cerchiati quelli che appunto sono considerate terre rare. Quindi vedete, sono tutta una serie di elementi con il cerio, litirio, lantanio, scandio, davvero che hanno nomi stranissimi. Se volete insomma andare a leggervi, ve li troverete davvero una particolarità in questi nomi, che però a noi interessano, perché senza di questi tutti i nostri dispositivi elettronici non funzionerebbero. La cosa particolare è che negli ultimi anni, forse due anni fa, che meno, forse l'anno scorso, è salita la ribalta delle cronache il granito di Budusò. Perché Budusò, assieme ad Ala dei Sardi, fino agli anni 90 era un polo estrattivo di eccellenza del granito come materiale lapidio. Il granito di Budusò è stato esportato in tutto il mondo, andato in Cina, Shanghai, America, fino ad arrivare alla fine degli anni 2000, alla fine degli anni 90, grosso modo, con la crisi del materiale lapide dei sardi in concorrenza con quelli cinesi, e quindi le cave hanno praticamente chiuso i battenti. Però appunto in questi anni lo studio di tutto quel materiale che è rimasto ancora lì nelle discariche, quindi insomma parliamo di davvero centinaia di tonnellate, se non migliaia di tonnellate di granito, ha mostrato che all'interno di questi graniti ci sono dei minerali come questo che si chiama lanite, che presenta al suo interno quantità non trascurabili di queste terre rare, vedete, tipo il tantalio, il niobio, germanio, gallio, quindi davvero tutti elementi che sono essenziali, come dicevamo prima, per la costruzione anche per esempio di pannelli solari. E infatti diciamo c'è
in essere un progetto proprio a livello europeo che sta rimappando e analizzando anche tutte le vecchie discariche minerarie proprio alla ricerca di questi minerali rarissimi, perché se rimaniamo dipendenti da tutti gli altri paesi, vediamo cosa succede quando c'è un minimo conflitto, che poi alla fine siamo tagliati fuori e, come si dice, se quelli un giorno decidono di chiudere i rubinetti, noi davvero siamo costretti a pagare a peso d'oro le forniture di questi elementi. Questa è un'immagine di questo minerale che appunto si chiama allanite e che si trova all'interno dei graniti sardi. Questa invece è una fotografia appunto di una cava di granito, e questa è quella che ho chiamato i nuovi giacimenti, cioè una discarica di blocchi di granito che appunto non avevano commercio, accatastati a formare delle colline artificiali che però appunto oggi potrebbero riservare delle sorprese. Altro giacimento, l'ho anticipato prima, appunto i fanghi rossi, che attualmente hanno un tenore altissimo di zinco e quindi potrebbero essere sfruttati. E poi l'ultima miniera che è attiva in Sardegna, la miniera di Silius, dalla quale appunto si estraeva barite, fluorite, anche percentuali di galena, però soprattutto fluorite. Anche in questo caso, oltre a questi minerali che comunque hanno un loro commercio, sempre all'interno della fluorite sono state trovate percentuali di terre rare molto interessanti. Quindi probabilmente quella fluorite che non può essere destinata al mercato può essere destinata appunto a un, diciamo, riutilizzo per l'estrazione di queste terre rare. Attualmente però i vari processi di estrazione di queste terre rare sono molto molto inquinanti, quindi per quello la Cina, diciamo, che non si fa troppi scrupoli a livelli ambientali, è uno dei paesi che davvero sta facendo il monopolio sull'approvvigionamento di questi materiali. Questo giusto per farvi vedere cosa, parlando appunto di questi minerali che si estraggono a Silius, che hanno anche esteticamente un aspetto molto gradevole, sono anche molto ricercati dai collezionisti. Questa appunto la barite e questa la fluorite, quindi davvero parliamo di minerali come quelli che abbiamo visto prima di Alghero, che hanno anche una certa importanza, un certo commercio a livello economico, soprattutto fra i collezionisti e fra i musei. Ultime scoperte, parliamo di, anche qui, titoli di giornali e pagine online che negli ultimi anni hanno acceso i riflettori su una piccola miniera sconosciuta nella zona di San Roque, perché qui una vecchia miniera di molibdeno, appunto alla quale si estraeva la molibdenite, il molibdeno è un metallo, insomma, che si utilizza nell'industria dell'acciaio, però la cosa interessante è che dei ricercatori sardi hanno scoperto all'interno di queste discariche dei minerali rarissimi. Qui vedete un elenco, fra questi quello che ogni tanto salta proprio alla ribalta è questa che si chiama icnusaite, ed è appunto un minerale rarissimo, non come a volte viene descritto, cioè più raro del diamante, comunque, perché comunque parliamo di rarità diverse, quindi anche importanze diverse. Sicuramente tutti questi minerali, che sono anche, diciamo, chimicamente abbastanza simili fra loro, sono non dico un unicum, ma quasi a livello mondiale. Se non erro, forse è stato trovato qualcosa di simile in Austria, però diciamo che la ricerca continua di questi minerali ha permesso e sta permettendo appunto di scoprire tanti metalli rarissimi che appunto oggi trovano impiego nell'elettronica di precisione. Questo, diciamo, potrebbe essere una nuova corsa all'oro, chiamiamolo così, che potrebbe riguardare la Sardegna, anche se, visto, insomma, i precedenti a livelli ambientali, sono comunque piani di sfruttamento che vanno pensati e insomma ragionati non una ma forse 10 o 100 volte, perché davvero poi si corre il rischio di fare scempi ambientali. Altra piccola curiosità che, insomma, mi ha coinvolto in prima persona, parliamo di un minerale, questa volta che non ha avuto dei riscontri a livello metallurgico o siderurgico o comunque
come sfruttamento, come materia prima, però una piccola curiosità, perché assieme alla dottoressa Rodriguez, un'antropologa, Consuelo, abbiamo scoperto all'interno di ossa risalenti all'età del rame, parliamo quindi, insomma, ossa che hanno circa 4.500 anni fa, risalenti a 4.500 anni fa, dei cristalli di vivianite, che è un minerale molto particolare che si forma in presenza di acque e ferro, quindi un minerale che è stato segnalato per la prima volta in Sardegna all'interno delle ossa di questi inumati, quindi davvero una cosa molto molto particolare. Quindi infatti volevo, diciamo, chiudere con questa curiosità, perché appunto stranamente non abbiamo trovato questo minerale all'interno di rocce, ma all'interno di ossa umane. Poi magari, se volete, si può approfondire anche come e perché si forma, però diciamo, per adesso volevo chiudere qui il mio intervento e magari lasciare spazio a domande o curiosità, insomma, sulle cose che abbiamo visto, che ci siamo detti. Ok. Ecco qua, perfetto. Allora, guarda, è stato un viaggio bellissimo, molto interessante. Poi hai detto un sacco di cose che io non conoscevo, penso neanche chi ci sta seguendo conoscesse, e poi anche sugli ultimi fatti, quindi spesso, io per esempio sì, sentivo spesso parlare di questa icnusoite, no? Icnusaite, sì. Icnusaite, ecco. Intanto mi è capitato di sentirlo lì nei giornali sardi e non capivo bene cosa fosse. Vedi, adesso tu hai dato quegli elementi sì, che permettono di capire un po' di più. Molto raro, molto particolare, cioè chimicamente si chiama un molibdato di torio. Il torio, insomma, cosa radioattiva, quindi molto particolare. Però insomma, a livello scientifico davvero ha sorpreso un po' tutti, insomma, il ritrovamento di questi minerali. Poi tanti minerali in un'unica località. No, davvero incredibile. Allora, abbiamo scelto una, anzi, Luigi ha scelto questi temi invece di quelli un po' più chiacchierati come l'ossidiana. Stavolta di ossidiana non ne abbiamo parlato, ho fatto un viaggio sui minerali, sfiorata leggermente. Esatto, ma secondo me questa è una di quelle registrazioni che rimarrà, che guarderanno tantissimo lungo il tempo, perché ci sono tante informazioni che uno dice dove le trovo, vedi? Uno si guarda questa diretta qua, che poi sarà una registrazione, e avrà la risposta a tante curiosità. Sì, poi diciamo che hanno dato tanti spunti che poi logicamente uno può approfondire, cercare. Sì, certo, quello sì. Sì, sì. No, io ti faccio subito chiacchierare e approfondire questa questione, l'ultima questione che hai detto. Com'è possibile, adesso mi hai fatto mettere... mi hai messo la curiosità a me, sono sicuro anche agli altri, come fa ad esserci un minerale dentro le ossa? Allora, è successo questo. Tra l'altro poi posso raccontare anche com'è nata la scoperta, perché appunto con Consuelo Rodriguez, appunto, insomma, ci conosciamo, collaboriamo spesso, e lei mi ha fatto vedere queste ossa che stava studiando, lei è antropologa, quindi dal punto di vista antropologico, e mi ha detto, ma ho trovato questi cristalli all'interno, cosa potrebbero essere? A me un po' era venuta l'idea che poteva essere quel minerale, però con un collega, Alfredo Irini, abbiamo fatto delle analisi. Poi il tutto, se volete, poi posso lasciare anche i riferimenti bibliografici, perché appunto è uscito un articolo su una rivista scientifica, quindi tutto dimostrato scientificamente. Abbiamo fatto queste analisi e abbiamo dimostrato che questo minerale è vivianite. Ora, perché si forma all'interno delle ossa? Perché la vivianite è chimicamente molto simile al minerale che compongono le ossa umane. E si è formato in un modo molto particolare. Questi scheletri, diciamo, sono stati ricoperti d'acqua, e poi la cosa che era più eclatante è stato il fatto che il ferro è penetrato all'interno di queste ossa e ha formato questi cristalli. Quindi, diciamo, il minerale delle ossa si è trasformato in vivianite.
Però la cosa strana qual era? Che noi parlavamo di un periodo dove in teoria il ferro o comunque non doveva esserci all'interno della tomba, perché parliamo del Neolitico. Qui dicevo, ma questo ferro da dove è arrivato? E quindi molto probabilmente il ferro potrebbe avere un'origine un po' più particolare, nel senso che appunto le ossa sono state in qualche modo ricoperte dall'ocra, quindi parliamo appunto di l'ocra, è un minerale di ferro, e quindi quest'ocra ha fatto una reazione chimica con le ossa, grazie all'acqua, e si sono formati appunto questi cristalli di vivianite. Tra l'altro non è una cosa molto insolita, nel senso che anche la famosa mummia del Similaum, cioè Ezi, è stata trovata con tracce di vivianite. E infatti Ezi è leggermente più vecchia come, diciamo, formazione di vivianite rispetto a quelle di Filigosa, altrimenti in Sardegna avremmo avuto il primato nazionale sul ritrovamento di vivianite in resti ossei, a livello, insomma, per quanto concerne l'antichità di questi resti. Ok, perfetto. Ho capito. Allora, guarda, c'è Consuelo qua che è con noi, ci sta seguendo, ha scritto Filigosa 2900 avanti Cristo. Sì, quindi siamo intorno ai 4000 più o meno, giorno più, giorno meno. Io poi lo dico sempre, io mi confondo con queste migliaia di anni perché io ragiono in milioni. No, tu ragioni in milioni. Posso dire castronerie. Sì, no, 2, 3, 4 mila anni fa, per te è successo ieri. Sono minuti. esatto. Allora, qua qualcuno, adesso nei diversi messaggi, un po' più indietro, dai qualche riferimento sul museo, perché qualcuno qua scrive vogliamo venire a vederlo, quindi racconta un po', perché non ce n'è solo uno di museo. Sì, allora, ho la fortuna, insomma, di collaborare con tanti musei in Sardegna, però diciamo, parlando di minerali, sicuramente il museo di Masullas, sia il Geomuseo Monte Arci che il Museo Aquilegia di Storia Naturale, hanno al loro interno delle collezioni che, in particolare il Geomuseo Monte Arci, vedere i minerali dell'area del Monte Arci, mentre il Museo Aquileggia, oltre a minerali sardi, quindi da tutta la Sardegna, fa vedere anche minerali da tutto il mondo. Quindi davvero ci si può divertire, sbizzarrire, andando a vedere forme, colori, dei più disparati, con minerali davvero anche con nomi incomprensibili ai più, però con tante piccole curiosità, insomma, che sono interessanti da scoprire. Allora, lasciami aggiungere una cosa, andate con i bambini, con i ragazzi, se li avete, perché si divertiranno un mondo, ci sono delle cose fatte apposta davvero molto belle, quindi andate con tutta la famiglia, quindi non preoccupatevi, sì, gli piacerà molto. Poi ci sono invece per i più grandi anche, dei minerali davvero molto molto interessanti, tra cui alcune fotografie ancora non abbiamo messo in rete, poi nei prossimi giorni adesso approfitto e quindi metto in rete alcune fotografie molto belle di molti minerali che, come hai detto tu, provengono da tutto il mondo. Sì, anche per fare paragoni fra, diciamo, lo stesso minerale che si trova in Sardegna, magari si può vedere come lo si può trovare in America del Nord o in America del Sud, insomma. Si possono fare questi piccoli paragoni. Allora, qua fanno molti complimenti. Allora, vediamo un po', c'era una domanda prima, che complimenti, ecco qua. Manuele scrive, posso chiedere se esistono in Sardegna ancora miniere attive per l'estrazione di questi minerali? Se sì, per cosa vengono utilizzati? Mi pare forse no, forse una miniera aperta. Sì, quella che abbiamo appunto citato verso la fine della presentazione, la miniera di Silius, che appunto è una miniera un po', insomma, che ha avuto una storia un po' travagliata, perché è stata chiusa per un periodo abbastanza lungo, però appunto negli ultimi 2 o 3 anni è oggetto di un progetto di riapertura, perché comunque
le materie prime, o meglio il prezzo delle materie prime, è quello che decreta o meno la nascita o la morte di una miniera. Quindi se il prezzo del piombo sale, le miniere di piombo aprono, oppure continua la coltivazione, se si abbassa le miniere vengono chiuse. E in questi tempi, in questi anni, diciamo appunto, soprattutto la fluorite è un minerale che sta salendo di quotazioni, quindi sta rendendo necessaria l'approvvigionamento anche in miniere che erano quasi dismesse, come quella di Sirius, che comunque appunto adesso sta appunto cercando di risorgere, perché appunto per esempio la fluorite di Sirius veniva lavorata alla fluor seed, alla Macchiareddu, quindi insomma c'era tutto anche un indotto regionale abbastanza importante. Quindi però diciamo attualmente quella è l'unica miniera attiva che abbiamo in Sardegna. Parlando di questi minerali, ecco, minerali a livello industriale. E hai il microfono... Ah, ecco, perfetto. Ok. Allora, stavo dicendo, fammi leggere un attimo, e qua c'è Marco che conosciamo, che dice, perché oggi c'è stata una battuta che abbiamo fatto lì, forse nel tuo profilo sotto, su guardare Giacobbo. Allora, lasciate perdere, come si diceva spesso tra amici, cazzo in genere. Vabbè, diciamo anche perché lui, no, alla fine fa sì, un po' di pubblicità a modo suo. Quello sì, sì. No, quello pubblicità la fa, però se vogliamo andare sul concreto, poi insomma, andate in altre parti. Poi c'è Giuseppe, come si è ridotta la miniera di Fultei? Io non la conosco. La miniera di Fultei adesso rimane ben poco, nel senso che una parte degli scavi sono stati ricoperti, quelli che un po' rimangono e sono tenuti sott'occhio sono i bacini, appunto ci sono queste acque ricche di materiali chimici davvero altamente inquinanti, quindi è un posto che sicuramente dovrà essere oggetto di bonifica, perché non si può lasciare sul territorio tutta quella quantità di liquidi appunto arricchiti con tutti questi metalli pesanti e quant'altro. Quindi insomma è stato giusto un paio d'anni, ha lavorato un paio d'anni, credo che abbiano estratto in tutto forse 2 o 3 lingotti d'oro, poi insomma la coltivazione è cessata e abbiamo visto come è finita. Adesso ci saranno gli appassionati che vanno in giro con la zappetta. Cercare l'oro la vedo difficile, quindi però... Allora, lasciami ringraziare, prima c'era, adesso l'ora sta già iniziando un po', siamo già alle 22:15, prima c'era davvero tante persone su YouTube, non me l'aspettavo, c'erano davvero tantissime persone collegate che ci stavano guardando da YouTube. Vediamo un po', Manuele scrive, registrate Giacobbe, ma seguite la diretta, che è più bella e importante. Ah, grazie Manuele. Scrivi il tuo indirizzo, ti mandiamo la maglietta di Sardegna Turistica a casa. Un lingotto d'oro di Fultei. sì. Allora, io invece ti voglio fare qualche domanda. Scrivete le domande, approfittate che abbiamo qui Luigi. Penso che avete delle curiosità su pietre, magari che avete visto, sui minerali. Io nel frattempo ti faccio una domanda, anzi più che una domanda. Nella slide, poi anche io ti avevo detto prima della diretta, parlerai di litio e cobalto, perché effettivamente in questo periodo sono i minerali più ricercati del pianeta, proprio perché il litio soprattutto... Molti di voi quando compreranno le comuni batterie leggeranno litio. Ecco, il problema è che da quando è nata questa nuova economia delle auto elettriche, sì, c'è il problema di avere enormi quantità di litio per costruire tutte le batterie per le auto elettriche che si andranno a produrre, anzi che stanno già producendo. Quindi è un grosso problema questo.
perché da quello che so io ci sono pochissime miniere, forse in Africa e forse in Cina. Sì, sono poche miniere, poi hanno delle tecniche di sfruttamento che dal punto di vista ambientale sono davvero devastanti. Quindi anche lì bisogna capire un po' quanto sia ecologico utilizzare quei materiali per non inquinare, nel senso che tu vuoi utilizzare una macchina ibrida per non immettere CO2 o altri gas, però stai devastando, inquinando per avere queste materie prime. Quindi non so a livello economico, anche ambientale, il rapporto da che parte possa pendere. Ok, sì, effettivamente sì, anche secondo me, io insomma, ci ho studiato molto su queste materie qua, e secondo me non vale la pena, no, però purtroppo l'economia sta andando in quella direzione, vogliono fare, diciamo, ho detto la spicciola, soldi, vogliono fare soldi, per fare soldi ci vogliono nuove cose da vendere, ecco l'auto elettrica. In realtà non siamo ancora, diciamo, nel periodo giusto per farle, in realtà non c'è la tecnologia, perché come hai detto tu, il litio per estrarlo comporta notevoli costi e notevoli problemi. Da quello che so adesso, non so se tu segui l'argomento, ma ci sono nuovi tipi di batteria che stanno sviluppando, anzi sono già a buon punto, quelle al sale per esempio, alla sabbia, che sono di resa anche forse superiore al litio, quindi vediamo cosa succede. Sì, vediamo un po'. La mia curiosità era anche sulla composizione dei fanghi rossi, fatti vedere prima. Allora, i fanghi rossi, come ho visto prima, hanno altissime percentuali di zinco e altri metalli pesanti, per quello anche sono anche qui un po' una bomba ecologica, nel senso che il rosso che si vede è dato principalmente dal contenuto di ferro, che gli dà quella colorazione. Tutti gli altri metalli non si vedono esteticamente, però ci sono, quindi a parte lo zinco ci troviamo un po' anche lì tutta la tavola periodica degli elementi, troviamo cadmio, cromo e tante altre cose, però a livello attuale, per i contenuti che hanno, come appunto dicevamo prima, potrebbero essere una risorsa mineraria sfruttabile. Sì. Allora sono 22 e 20 praticamente, dai, facciamo l'ultima domanda poi chiudiamo. Allora, prima, mentre stavi parlando verso l'inizio, hai fatto vedere una slide dove in Sardegna ci sono tantissimi minerali. Tu hai detto, sì. È un luogo dove, anzi, dove ce ne sono tantissimi. Allora, insomma, mi ricordo la Sardegna collegata all'inizio, la Sardegna era sopra in Francia, poi da lì no, si è staccata, è scesa giù, si è posizionata dove adesso. Quindi io mi viene da pensare che i minerali che ci sono qui in Sardegna non è come quello che succede per esempio nel Lazio e in Toscana, è completamente diversa la geologia. Sì, no, appunto, come dicevi tu, la Sardegna dal punto di vista geologico non ha nulla a che vedere con l'Italia, perché noi appunto eravamo un pezzo di placca europea praticamente davanti alla Provenza e Spagna, poi come ci siamo staccati 20 milioni di anni fa, siamo arrivati al centro del Mediterraneo circa 16 milioni di anni fa. E nel frattempo poi si è formata anche, proprio a causa, buona parte per la rotazione della Sardegna, si è formato il resto d'Italia. Quindi geologicamente siamo totalmente diversi. Ecco, ho capito. Allora, qua stiamo calando. Sì, qua stiamo risalendo di collegati. Quindi, non lo so, scrivete una domanda così gliela poniamo a Luigi, se no chiudiamo, io ho esaurito le mie curiosità che erano queste. Sì, poi io ho una pagina Facebook che è appunto Luigi Sanciu Geologo, dove periodicamente metto post sulla geologia sarda, eventi che curo in prima persona come escursioni, corsi, quant'altro, quindi insomma se siete curiosi di avere notizie sulla geologia sarda, potete seguirmi. Ogni tanto anch'io mi diverto a vedere i tuoi post dove ci sono delle pietre particolari come quelle che hai fatto vedere oggi sui minerali, però
io vi invito ad andare davvero a Masullas a vedere il museo, perché c'è una collezione enorme, c'è una collezione davvero, se siete curiosi di questa materia, della geologia, dei minerali, vi piace magari collezionarli, so che in edicola ogni tanto escono anche delle collezioni, no? Se siete di queste persone qua, andate al museo, ma anche con tutta la famiglia, perché vi divertite un mondo, poi è curato benissimo, lo seguite, quindi è stupendo, è davvero bellissimo, quindi andate a visitarlo, vi fate un pomeriggio lì o una mattina, portate la macchina fotografica perché c'è da fotografare. E poi ci dovete taggare sulle stories, sul... ecco, così. Sì. Sempre pubblicità, esatto. Ben gradita. Certo, sì. Allora, sono quasi, sono le 22:21, direi che basta. Io vi ringrazio tutti quanti per essere qui in nostra compagnia. Lo so che stasera c'era Giacomo, e quindi era un po' dura, più o meno gli argomenti sono sempre... non abbiamo parlato di archeologia, però diciamo anche lui ogni tanto tocca anche queste cose qua. Poi so che stasera c'era anche, veniva in Sardegna, c'era un pezzo sulla Sardegna, quindi molti saranno stati... qualche telespettatore. Sì. Io vi ringrazio tutti quanti, anche gli amici di YouTube, eravate in tanti prima, quindi grazie davvero, grazie a voi che siete qui su Facebook, seguiteci su Facebook e YouTube, iscrivetevi. Questa settimana, prima di chiudere, vi dico che questa settimana siamo impegnatissimi. Oggi abbiamo fatto i minerali con Luigi, quindi non la settimana prossima, ma questo mercoledì parleremo di navigazione nel Neolitico e poi nell'età del bronzo, quindi anche quella molto interessante. Poi, se siete in Gallura, venerdì pomeriggio abbiamo una serata dal vivo con l'archeologo Rubens Doriano, dove parlerà della città di Olbia e della sua archeologia, quindi interessantissimo. Questa settimana ci siamo fatti ma ci siamo fatti mancare nulla. Benissimo. Sì. Allora, grazie a voi, qua ci salutano, fanno i complimenti. Io, Luigi, ti ringrazio tantissimo. Noi aggiorniamo presto, ci vediamo anche in qualche evento. Sì, grazie, io vi ringrazio tutti quanti. Buona serata a tutti. Ciao. Buona serata, grazie, ciao.